Il giocattolo si è rotto, ennesima figuraccia quella di ieri, contro la Spal, che ci ha visto soccombere in un ennesimo scontro diretto contro una squadra titolata a vincere il campionato, come lo era il Lecce all'inizio di questa nuova avventura in Serie B. Ma dopo le ultime 5 partite, che hanno visto inanellare soltanto 3 punti, è chiaro che il Lecce piano piano si sta scavando la tomba, si sta togliendo fuori da sola dalla lotta per la promozione. E questo non fa che rammaricarci, per usare un eufemismo, ma siamo arrabbiati. Non c'è niente da fare, siamo arrabbiati da tifosi del Lecce che vorrebbero vedere, come è giusto che sia, 11 leoni in campo. Ebbene, questi 11 leoni già da qualche partita, per non parlare, diciamo, dell'inizio campionato, quindi praticamente dall'inizio del campionato, questi 11 leoni praticamente non ci sono. E ancora una volta, ripeto, ci hanno illuso quelle partite in cui abbiamo vinto largamente, con Lentella, per esempio, ci hanno illuso perché pensavamo che questo Lecce potesse veramente ambire a un posto di rilievo nella classifica di questa competizione, ma non appena sono arrivate le squadre, quelle impegnative, le dirette concorrenti, il Lecce si è sciolto completamente, si è sciolto completamente. Abbiamo segnato tanto, sino a questo momento è vero, ma tolto il 7-0, in realtà abbiamo segnato poco, quindi abbiamo un problema in attacco. Eppure sembrava che Corini avesse trovato la quadra, finalmente, dopo le partite iniziali che ci avevano visto inanellare una serie di pareggi infiniti, sembrava che Corini avesse trovato la quadra con Coda e Stepinski, che pure avevano fatto bene e stavano facendo bene, andando a segnare con una frequenza interessante. Sembrava che Corini avesse trovato la quadra con un centrocampo, con Mancosu, Taxidis, il buon Paganini ed Henderson. Ma dopo le insicurezze che i pareggi con Salernitana soprattutto, con Frosinone soprattutto, hanno portato, Corini ha provato a mischiare le carte. E è lì che si è sciolto il Lecce. Perché mischiando le carte abbiamo perso molte di quelle consapevolezza nei propri mezzi, molte di quelle sicurezze, molti di quegli automatismi che si erano creati con questo tipo di centrocampo e con questo tipo di attacco. E questo perché? Perché è tornato Listoschi, e Listoschi, per le sue qualità tecniche, esige giustamente un ruolo da titolare, un ruolo da protagonista in questo Lecce, ma è tornato dopo l'infortunio Listoschi. È tornato quando però si erano creati certi automatismi nel centrocampo, che lui inevitabilmente ha rotto. Un'altra problematica, secondo me, è l'esigenza da parte di Corini, la necessità da parte di Corini di inserire Falco. Falco in un attacco rodato con il doppio centravanti, con Stepinski e Coda, è chiaro che è un pesce fuor d'acqua. Falco dovrebbe togliere il posto a uno dei due, dovrebbe togliere il posto a Mancosu, e la necessità e la voglia di Corini di inserire, di rendere partecipe Falco in questa squadra, ha rovinato anche in questo caso gli automatismi offensivi. Ecco che Falco, titolare contro il Pisa, ha fatto sì che in attacco non potesse accadere niente, che ci fosse un attacco assolutamente sterile.
Questo per non parlare della difesa. La difesa, io lo dico dall'inizio del campionato, è una difesa inadeguata, inadeguata nei suoi componenti centrali. Abbiamo capito che Rossettini è come se non ci fosse, perché non viene in nessun caso coinvolto. A questo punto non sappiamo, probabilmente Rossettini è zoppo, probabilmente Rossettini ha dei problemi per i quali non può scendere in campo. E a mio modo di vedere, né Lucioni né Meccariello meritano di far parte di una difesa, di una squadra, anche se di Serie B, ma una squadra che deve ambire alla Serie A. Meccariello è stato disastroso, disastroso, disastroso contro il Pisa. Gli è stato tolto il posto da titolare, a mio modo di vedere, giustamente, ieri contro la Spal. Ma al suo posto è stato messo Zuta centrale. Ragazzi, come si fa? Questi uomini con l'uno contro uno non sono in grado di vincere un contrasto. Il Lecce, ancora una volta, è tra le squadre che hanno subito più gol fino a questo momento in Serie B. Come possiamo pensare di riuscire a risalire la china con una difesa così imbarazzante? Imbarazzante! E meno male che abbiamo Gabriel che ogni partita è costretto a fare almeno 2-3 miracoli, almeno. Ora cosa c'è da fare? C'è da fare mea culpa, c'è da fare dello studio, bisogna studiare i motivi per i quali il Lecce non sta ingranando. E bisogna cambiare sicuramente rotta. Innanzitutto bisogna cambiare l'approccio, perché un approccio così dimesso nei giocatori del Lecce noi non l'avevamo mai visto e non lo vogliamo vedere, perché la caratteristica del Lecce è stata sempre quella di avere dei giocatori che facessero di tutto per la squadra, per la maglia. Quindi questo innanzitutto, quindi l'approccio deve cambiare. E poi bisogna sedersi e capire come migliorare. Sicuramente la difesa, sicuramente ritornare a ripristinare quelle intese, quei meccanismi che tanto avevano giovato a questa squadra, pur sacrificando alcuni giocatori importanti. Falco è un signor giocatore, ma evidentemente in questo momento in alcuni meccanismi del Lecce ancora non riesce ad entrare. Ed è giusto che non lo si faccia entrare se la squadra gira con un attacco che prevede, come fatto sino all'altro giorno, un mancoso trequartista e due centrali come Stepinski e Coda. Un Listowski che ha fatto benissimo all'inizio, poi si è infortunato, ma che evidentemente ha bisogno di un po' di tempo per rientrare nei meccanismi di questa squadra. E soprattutto una difesa che quantomeno deve essere più protetta. Taxidis, che dovrebbe essere sia la mente di questa squadra, ma anche un giocatore che debba fare filtro a centrocampo, evidentemente questo filtro non sta funzionando, perché sempre più spesso i nostri difensori si trovano uno contro uno e abbiamo visto che non hanno le capacità di tenere un uno contro uno e uscirne vincenti. Quindi tante cose sono le cose sulle quali ragionare. Io confido però nell'esperienza di Mister Corini nel nuovamente sistemare questi ingranaggi e speriamo a questo punto che il 2021 ci regali molte più soddisfazioni di quante sportivamente ci abbia dato il 2020, che anche da un punto di vista sportivo, se consideriamo la parabola del Lecce in questo anno solare, è stata disastrosa. Io vi saluto.
ne approfitto per farvi gli auguri di buone festività. Ci sentiamo presto, attivate la campanella, iscrivetevi al canale e sempre Forza Lecce!